Buongiorno a tutti, grazie. Io ho vissuto tutta l'epopea della Ariel, dell'Erem, via d'Arince, quindi sono legato in maniera straordinariamente incredibile col territorio, a questa città. A questa città che ha sempre dato moltissimo, come noi abbiamo dato al territorio, e naturalmente però questo lo devo dire in maniera forte, da quando c'è Gianluca noi siamo riusciti a fare delle cose veramente molto interessanti, peraltro niente di più di quello che è un rapporto che ci deve essere tra l'amministrazione e i privati che investono sul territorio. Però certe volte stiamo andando oltre, veramente stiamo trovando terreno fertile per iniziative che vanno a vantaggio della cultura, che vanno a vantaggio della parte produttiva del territorio. E, per esempio, è il progetto, e qua non so se adesso faccio uno spoiler, ma stiamo per installare una macchina vicino al comune che sarà collegata direttamente all'anagrafe per fare in modo che la carta d'identità della parte fotografica venga come succede in altri comuni italiani, come per esempio a Milano. Quindi abbiamo Milano con una grande esperienza di TEDEM sulla digitalizzazione della parte amministrativa e anagrafica della città, e dall'altra parte abbiamo Ariccia, quindi che con la A maiuscola si può mettere allo stesso livello di grandi realtà, perché la digitalizzazione e le attività di investimento che noi stiamo facendo permettono proprio questo, risolvono i problemi ai cittadini per un qualcosa che per noi è un servizio e danno possibilità all'amministrazione di veicolare per i cittadini la semplificazione di cui si parla tanto e che molte volte non viene attivata. Invece grazie a Gianluca, grazie a Barbara e a questo staff che ci sta veramente aiutando, stiamo facendo dei passi grandissimi anche qui. Cercherò di essere molto breve. Le due cabine che siamo, una è già installata e l'altra con un'offerta di 20.000 fotografie per tutti quanti i cittadini e i turisti che verranno a Riccia, queste foto vintage che sull'onda di un percorso culturale che vede un po' la nostra macchina come la nonna di tutti i selfie, qua stiamo andando ancora più indietro della nonna, perché parliamo del Gran Tour italiano, parliamo addirittura di Cicerone che vedeva in Ariccia probabilmente un ripagamento del fatto che essendo frusinate, o anzi non era di Frusinone, non era di Alpino. Era, vabbè, d'accordo, si trovava in seria difficoltà nel Senato romano perché veniva additato come non un partecipante alla, diciamo, una delle famiglie romane, e quindi probabilmente in Ariccia, che aveva dopo una sua struttura importante, e non mi voglio addentrare la cultura se no mi massacrano. Quindi partendo da Cicerone, arrivando ai giorni nostri, noi abbiamo creato questo legame col territorio e speriamo che durante quest'estate, che vedrà di nuovo la famosa festa della Forchetta, perché vedete, e chiudo qua, tutte le volte che noi nominiamo Ariccia con i nostri referenti, dai giapponesi ai norvegesi, dagli americani, perché abbiamo visite e abbiamo rapporti con tutto il mondo come azienda, ogni volta che si parla di Ariccia, ahimè, si cade sul discorso della Forchetta, che però è come quando noi ci dicono voi siete quelli delle macchinette. Io sono felicissimo di essere quello delle macchinette, perché le macchinette hanno dentro la nostra storia, i nostri 60 anni, una proprietà tutta italiana, una realtà di una famiglia, perché in realtà noi siamo una famiglia, la maggior parte di noi vengono da persone che hanno lavorato al TEDEM fino all'inizio, mio padre, il padre di Alberto, come una famiglia è la struttura di questo comune, le persone che lavorano qui. Quindi come vedete c'è veramente un percorso che, ve lo dico, è solo italiano, queste cose all'estero non succedono, è vero, queste cose a volte creano dei problemi di provincialismo, quello che volete, ma non è così. Noi siamo orgogliosissimi di essere sul territorio di Ariccia, siamo orgogliosi di collaborare con questa realtà, e quello che abbiamo fatto è soltanto l'inizio di un legame che secondo me ci porterà ancora più lontano di questi 60 anni. Buongiorno a tutti, io sono onorata e orgogliosa di aver appoggiato questo progetto. Allora, in realtà quando sono stata contattata da Paola e da Michele della TEDEM, mi avevano appunto chiesto di organizzare il loro 60° anno presso appunto il nostro bellissimo Palazzo Chigi, e parlando ci siamo spinti e probabilmente abbiamo trovato anche un po' di interessi comuni, e ci hanno proposto di installare queste cabine all'interno del nostro territorio.
chiunque magari vede in giro per l'Italia le cabine, entra, fa la fotografia, ma nessuno si chiede poi effettivamente da dove provengono, no? Perché magari ognuno di noi ha dovuto fare mille volte delle fototessere. E io anche da cittadina non avrei mai immaginato, cittadina vicina, che una realtà così importante fosse sul nostro territorio. Quindi dopo poco che mi sono...